Ciao, benvenuti in questo nuovo video e buon 2024. Con l'inizio del nuovo anno ho deciso di fare questo video sui preferiti 2023 riguardante i profumi, quindi i miei profumi preferiti del 2023. E è stata una difficile selezione perché ho deciso di sceglierne 15. Ce ne sarebbero stati tanti altri sicuramente che ho usato soprattutto nell'ultimo mese, però ho deciso di prendere proprio quelli che ho usato di più in generale durante l'anno e dei prossimi, comunque ci sarà tempo per parlarne. Sono praticamente tutti low cost, tranne un paio proprio, quindi direi di partire subitissimissimissimo. Partiamo dai profumi equivalenti, ne ho solo tre. E il primo è della marchio LBDO. Questo è il marchio, non so se lo conoscete. Questo brand fa profumi equivalenti. Si può trovare sia su Amazon che sul loro sito LPDO, che io vi consiglio perché molte volte hanno la spedizione gratis. Io ho tre profumi e questo è il mio preferito in assoluto ed è Mystic Love, che è il dupe di Instant Crush di Masera, che ha un po' il vibe di Baccarat Rouge, cioè quello, sì, secondo me è il vibe. Io amo questo profumo, ma si può vedere perché comunque raga, io ho un po' di profumi. Quindi non è che li vedrete stramega utilizzati perché li alterno, ma io questo lo amo. Mamma mia, ci sarà, c'è sicuramente lo zafferano, perché credo, penso che ci sia anche qualcosa di tipo pralina, qualcosa di dolce. È super particolare, non saprei neanche descriverlo. Questo mi fa sempre strafatica a descriverlo, però se vi piace stile Baccarat Rouge, penso che vi possa piacere anche questo qui perché è buonissimo, è molto sensuale, mi trovo anche molto sexy, misterioso, dolce sicuramente, particolarissimo, io amo e ha anche un'ottima durata. Poi i prossimi sono due profumi di Divine e abbiamo il 187 che come vedete ho utilizzato molto, che è questo qui ed equivale al Good Girl di Carolina Herrera, che a me fa impazzire, mi piace tantissimo, è un profumo dolce, fruttato, dolce fruttato, niente di più, niente di meno, molto anche questo sensuale, penso che lo conosciamo un po' tutti il Good Girl perché si sente addosso alle persone e ormai è super mega famoso come profumo, a me piace tantissimo. Devo dire che questo di Divine su di me non ha una durata eccessa, però io ve lo consiglio piuttosto, vi fate un decanto, ve lo portate dietro e lo spruzzate durante il giorno o la sera, perché secondo me è molto buono, soprattutto la sera perché è molto sensuale, ma anche di giorno va bene. Il prossimo non lo vedete utilizzato tantissimo, ma perché è super forte, ed è il 789, che equivale a Arabian Stonka di Montblanc. Montale, sì, Montale, come non so bene come si dica. E questo profumo è una bomba, letteralmente. Vi deve piacere perché è molto particolare. Abbiamo come apertura quello zafferano, abbiamo sicuramente l'oud e la rosa. Quindi ricorda un po' il stile profumi arabi, ma si differenzia, si sente tantissimo secondo me lo zafferano. È un profumo veramente tanto dolce. È veramente tanto 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 potente. Questo ha anche un'ottima durata e ha un sillage, una proiezione assurda, cioè ve lo sentono veramente tutti, è buonissimo e io non ho mai provato l'originale di Montale, ma vi assicuro che questo è molto buono. Penso sia anche molto simile perché sento, magari mi è capitato in serata di sentire delle persone che lo indossassero. Non so se anche loro indossavano quello di Divine o quello originale, però insomma quello è il mood e mi piace molto. Ok, andiamo avanti e vi mostro questo profumino qua che trovate su Amazon per tipo boh, 15-16 euro ed è della marca La Mande ed è un profumo ai fiori di sale e vaniglia. Io questo profumo l'ho acquistato perché pensavo fosse un dupe del profumino di Sephora, quello Do Not Drink Vaniglia e Sale, che è per l'estate per me è fantastico, ma hanno tolto dal commercio. Quindi cercavo un dupe. Questo non lo è
ugualmente buonissimo, perché è molto vaniglioso, è molto sì, vaniglioso. Io sento poco il sale. Sì, lo sento molto molto poco, molto dolce. Un profumino carino, secondo me, di giorno, non ha proiezione, uscita, cioè proprio carino. Cioè, avete presente quando non la volete, cioè volete profumare di buono, di vaniglia, di dolce, ma non volete esagerare? Questo, secondo me, è un profumo ottimo. Restando in tema, con la vaniglia, ne vedrete tanti perché è la mia nota preferita. C'è Vanilla Blossom di Monotem. Questo profumo io lo adoro anche qua per il giorno, per quando non voglio, Madonna, esagerare. Questo è un profumo che già si sente di più perché, per esempio, ho messo un giorno al lavoro e mi hanno fatto comunque complimenti. Qua, oltre alla vaniglia, ci sono dei fiori, non so quali siano. Solitamente io non amo i profumi fiorati. Comunque, se mi piacciono vuol dire che non si sentono molto. Qui si sente un po' di più, però spicca tanto la vaniglia e fanno un connubio che mi piace particolarmente. Buonissimo, veramente, veramente buono. Che questo è intorno ai 15-16 euro. Questo potete trovare da Tikota, io l'ho comprato lì. Ottimo, questo è uno dei toilette, mentre gli altri erano tutti io de parfumo. Questo è uno dei toilette, quindi dura leggermente meno, ma insomma, per il prezzo che ha, direi che va più che bene. Di lui ve ne ho parlato nell'ultimo video ed è Noir di Pascal Morabito. Questo profumo io lo mangio letteralmente, mi piace tantissimo. Calcolate che ce ne ho usato tanto e non ce l'ho da tantissimo, ce l'ho da novembre probabilmente. Mamma mia. Questo a cannella, a incenso, a vaniglia, a ambra. Io sento anche qualcosa di alcolico, anche se probabilmente da quello che mi ricordo non c'è nulla. È molto speziato, molto caldo, molto avvolgente. Il mio profumo è un po' da coccole, da comfort. Cioè, quando voglio stare bene, io so che posso usare questo profumo. Fantastico, trovate su makeup.it e su Amazon all'incirca per 20 euro. Guardate un po'. Insomma, è l'offerta migliore al momento. E di un altro, Chaga Food di Swiss Arabians. Questo è un profumo iper mega buono, ma è uno dei profumi più forti che io abbia in collezione sicuramente. È super mega pesante, cioè vi giuro, e costa all'incirca 35 euro. Anche qua lo trovate su Amazon, su Notino, guardate al momento l'offerta. Il packaging è tipo strepitoso, eccolo qua, anche il tappo bello pesante. Ovviamente dovete dirmi, questo è proprio il profumo arabo, secondo me per eccellenza, perché si sente proprio quanto è arabeggiante, orientale. C'è anche qua la solita triade, diciamo, di profumi arabi, quindi zafferano, rosa, oud. Molto presente l'oud qua, tantissimo. È molto dolce, a me fa impazzire perché è proprio forte. Lo trovo un profumo perché ha un po' di cioè, se vuoi farti notare, te vuoi farti notare, metti questo cavolo di profumo perché ti sentono dalla luna probabilmente. Buonissimissimissimo, soprattutto per il prezzo che ha. Vado avanti velocemente con gli Zara, poi farò un video su tutti i miei profumi di Zara. Ora vi faccio vedere quelli che ho usato di più quest'anno, ma ne ho anche altri. Allora, sicuramente da linea base abbiamo Violet Blossom, che ho ricomprato perché io avevo nel packaging vecchio, che era quello viola. E io lo amo infinitamente. Spero che ci sia ancora, ma penso di sì. Dovrebbe essere dupe di Alien, ma io Alien me lo ricordo comunque leggermente diverso. Questo mi piace molto di più, perché a me Alien non fa impazzire, per questo lo dico. Lo trovo super sexy, tantissimo da morire. È super dolce, mamma mia, dolcissimo. Sì, se vi piace Alien, probabilmente vi piacerà anche questo. Io lo preferisco, posso dirlo. E ha anche una buona durata e proiezione scia per essere un profumo che costa tipo neanche 10 euro. Io ve lo consiglio, vai, adesso, benissimo.
Poi ho tutti i profumi della linea Chapter, che è questa linea qui. Questa qui. Allora, ve lo mostro subito che abbiamo il Red Temptation che, come vedete, penso sia stato proprio il mio profumo dell'anno, insieme ad un altro che vi mostro dopo, perché lo sto mangiando. Sicuramente mi ricomprerò anche... Non so se ricomprarmi ancora questa size perché mi piace tanto, anche perché la size più grande ho il Red Temptation Elixir. Quindi non lo so, però io lo amo infinitamente. È il dupe di Baccarat Rouge, zafferano, pralina sicuramente. Ah, c'ha qualcosa di dolce. È particolarissimo, non soffermo troppo, ma se vi piace il Red Temptation, cioè se vi piace il Baccarat Rouge, questo è il dupe. È super, secondo me, particolare, non può piacere a tutti. Si sente tanto la nota dello zafferano. Ve lo dico perché a me inizialmente dava fastidio, poi il mio naso ha imparato ad accettarla. All'inizio sentivo qua, c'è un odore chimico un po' medicinale, ora non lo sento più e lo amo infinitamente. Questo profumo dura tutto il giorno, anche se voi non lo sentite più, le altre persone lo sentono, ve lo assicuro, favoloso. E per restare in tema, allora vi mostro anche il Red Temptation, però la versione Winter. Ecco, questa è la size più grande che c'è. Questo profumo è... Questo è lui, cioè nella boccetta c'è ancora lui, ma ancora migliorato, nel senso che all'interno hanno aggiunto della dolcezza e hanno aggiunto dei legni. Quindi è un po' più legnoso e ancora più dolce. E di base però lo sentite che è quello. Ora me lo metto perché io mi sono innamorata. Mi piace tantissimissimissimissimissimo anche questo. Secondo me dura un pochettino di meno. Però ha un'ottima durata anche questo. Io lo amo, ve lo giuro, mi piace tantissimo. Se vi piace Red Temptation, penso che vi piacerà anche questo. Dovete provarlo perché è ancora un po' più dolce e un po' più legnoso. Ma mamma mia, io lo amo, vi giuro, lo amo. Due profumi che però non so se potete trovare più perché secondo me erano della una linea che hanno tolto. E sono Cherry Blossom e Salt Pepper, quindi ne parlo velocemente. Allora, Cherry Blossom, allora, sembra che ne ho usato poco, ma secondo me perché serve l'occasione per indossare questo profumo. È una ciliegia super zuccherata, sciroppata. È il dupe di Cherry, quello di Tom Ford. Peccato, dipende, perché a volte mi è durato di più, a volte mi è durato di meno. Non capisco la durata di questo profumo, però è fantastico. Se in qualche vostro Zara ci sono dei rimasugli, compratelo. E poi Salt Pepper di sempre Zara, che raga, io letteralmente amo. Lo amo, è il dupe di La Belle di Jean Paul Gaultier, che io amo. Infatti voglio comprarmi l'originale, e più che comprarmelo voglio farmelo regalare. Perché di questo comunque sono quasi a metà. Ne ho un'altra scorta perché avevo capito fosse un'edizione limitata, quindi ne avevo comprato un altro da 30 ml. Quindi penso che fino a quest'estate riuscirò ad arrivarci. Poi me lo voglio far regalare l'originale, perché questo su di me non dura tantissimo, ma è troppo buono. È dolcissimo, super femminile, secondo me. Anche un po' sensuale. Mi piace da morire, da morire. L'ultimo di Zara che vi mostro è Rose Gourmand, che penso che sia un po' il mio profumo, perché grazie a lui mi sono un po' fissata con i profumi, ammetto. Allora, dovrebbe essere dupe di Intense Café, dell'altro di Mancera, insomma, un po' un dupe di Intense Café, che ormai, nel senso, conosciamo tutti, perché cioè, lo usano tutti, però io lo amo, a parte che... È Rose Gourmand, non è Intense Café. Ma perché? È una rosa. Anche qua super zuccherata. Io qua il caffè, per esempio, non lo sento, non so se ci sia. È rosa e super dolce. Ma che mi fa impazzire, lo trovo super femminile. Io lo amo. Cioè, io quando metto questo, io mi sento proprio... Che è il mio profumo, che mi sento me stessa al 100%. E questo dura veramente tantissimo. Cioè, sui vestiti non lo togliete. Più innamorata di questo profumo, innamorata. E allora, non vi ho detto che quelli piccoli costano i 12 euro, se non mi ricordo male, questi grandi sui 22, ecco.
Finiamo con gli ultimi due profumi che vi ho tenuto alla fine perché sono anche quelli un po' più costosi. Il primo in realtà l'ho preso da poco, qua ho fatto un'eccezione, ma devo dire che il campioncino ce l'avevo già da molto più tempo e me ne sono innamorata. Ed è di Guerlain, che ha un packaging stupendo. Questa è Acqua Allegoria e il profumo è uscito da qualche mese ed è Bosca Vanilla. Quindi questo qua alla vaniglia, guardate il pack, cioè stupendo. Questo è un profumo che mi fa veramente girare gli occhi dentro la testa per quanto mi piace. È un dolcetto, cioè mi ricorda un po' stile tipo il panettone, perché è un dolce, perché sa di vaniglia, sa proprio di tipo torta, con all'interno di qualcosa di agrumato, tra il limone, la vaniglia, magari la scorza proprio. Mi fa impazzire, ve lo giuro. Lo amo. Non dura purtroppo tantissimo per quello che costa, perché comunque dipende dove lo comprate. Questo qua è di 75 ml, viene intorno agli 80 passa euro. Però io lo amo. Cioè, mi piace troppo. Cioè, mi avevano dato un campioncino da Douglas. Lo sto mangiando. È veramente, 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 veramente buono. E ve lo stra consiglio. Se vi piacciono i profumi dolci, la vaniglia, proprio quelli gourmand. E finiamo con un ultimo profumo, sempre la vaniglia, e anche qua insieme a Rose Gourmand è un po' il mio profumo, ed è Vanilla 28 di Kajali, non avevamo dubbi, anche di lui vi ho parlato nell'ultimo video, io lo amo, guardate quanto è scuro il succo. Vaniglia, raga, vaniglia e orchidea, se non sbaglio. Zucchero, proprio una vaniglia, ma la trovo una vaniglia non scontata, cioè non è... Non è scontata secondo me. È comunque una vaniglia piccantina, un po' sexy. Io lo amo. Peccato che anche questo su di me non duri tantissimissimo. A tante persone dura veramente tanto, su di me non troppissimo, ma io lo amo. Per esempio, questo me lo sono fatto regalare al mio compleanno ed è stato il regalo migliore del mondo perché lo amo infinitamente. Ok, questi sono tutti i miei profumi preferiti del 2023. Ho anche sicuramente altri profumi, altri profumati, però ho dovuto fare una selezione, insomma questo video già durerà tanto, figuratevi. E vi aspetto al prossimo video e credo che farò un video sui profumi di Zara, tutti i miei profumi di Zara, ma vedremo, vedremo.